Ciao cari, un saluto da Anna Maria Petrova e la mia La primavera non lo sa. Siamo alle prove da terza guerra mondiale, ma non come la si immaginava prima. Ed è più spietata perché subdola. Ma la primavera non lo sa. Lei arriva e ci porta il suo dono come sempre, di beltà, di vita, di speranza, mentre noi siamo rinchiusi nelle nostre paure, quelle dalle quali ci lasciamo avvolgere e ci rendiamo ancora ridicoli. Ma la primavera non lo sa e si affretta a riempire i nostri sensi di felicità, di vigore e di squisita aria profumata, mentre cerchiamo di navigare tra le fake e quelle vere novità, mentre ci rassegniamo al rinuncio dei progetti, mentre ci proiettiamo in un futuro più che incerto, da brividi. Ma la primavera non lo sa. E ci vuole un bene immenso, ci vuole gioiosi e saggi, ci invita a svegliarci e apprezzare il dono, mentre noi ci scopriamo pure più umani e ci viene voglia di aiutarci a vicenda e ci si scopre più amati e uniti tra noi. Ma la primavera non lo sa, perché lei ci immagina più saggi e umani e porta i suoi doni come balsamo per le anime. Mentre noi ci si domanda il perché di tutto ciò e del perché di tante virtù in tempi di guerra e non in quelli di pace e di belle primavere? E forse ad avere una qualche risposta ci si arriverà un bel giorno di primavera da capogiro, quando riscopriremo anche le nostre anime.